Bene, sono le ore 11, gentili signore e signori, ben sintonizzati qui dalle frequenze web, potremmo dire così, di sito webnetwork.it. Questo è Ecomondo 2000, le prime notizie del mattino. In studio Massimo Bonella, siete collegati con la redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV da Venezia. Dunque, prima di iniziare con il nostro notiziario, siamo in collegamento telefonico, appunto in diretta, con Fabrizio Zabeo, che è il rappresentante del Comitato Allagati di Favaro Veneto Venezia, perché come ricorderete, con la diretta di giovedì sera, quella non stop che abbiamo fatto, si parlava del contratto di fiume e di tutte le iniziative sul fiume Marzenego, che poi sono appunto realizzate all'indomani del fiume Marzenego di Mestre. Una grande partecipazione, ce ne parla di più Fabrizio Zabeo, che è collegato con noi. Fabrizio, ciao, buongiorno e ci sentiamo? Sì, grazie per l'opportunità, buongiorno a tutti. In effetti il contratto di fiume sembra quasi un nome del Marzengo in questo caso, ma il contratto di fiume è partito in tutta Italia. È una grande opportunità per tutti, per i consorzi, per gli enti, per i comuni e soprattutto per il forum delle associazioni, per noi ragazzi, anche per il disco idraulico, ma per chi vuole usufruire delle sponde di fiumi. Insomma, io vado al di là, è stata una festa il 25 aprile, è stata una festa di liberazione dei fiumi, perché finalmente non porremo le spalle ai fiumi, come è stato. Non vorremmo più sentire il fiume solo in maniera negativa, anzi, il fiume è vita, è biodiversità, e dobbiamo riguardare il fiume. L'aspetto che si parlava 30-40 anni fa, Certo. questo volevo dire. Allora, tanto per entrare nel contratto del fiume Marzenego, il 25 è stata la grande festa, anche per dimostrare che le associazioni, che i comuni, che i consorzi sono alleati assieme per migliorare e per invertire la rotta che abbiamo visto in questi ultimi anni, dove esondazioni, dove non rispetto dell'inquinamento, dove tanti fattori, dove le rive disastrate. Noi lo sappiamo che in questi momenti economicamente difficili, per ripartire bisognerà che ci siano tutti gli attori, tutte le persone coinvolte, per Ecco. dare una priorità, per dare ancora un senso. E per questo dico, visto che per quanto riguarda il contratto di fiume Marzenego, il 10 di aprile è partito ufficialmente, è stato dato avvio ufficiale al contratto di fiume, che sembra quasi un nome un po' tecnico, un po' burocratico, ma è un patto, il contratto è un patto tra i comuni rivierasci, in quel caso ad un fiume. Lo estendo a tutta Italia, è l'Europa che già da 20 anni dà questa opportunità. E per questo noi il 10 si è avviato il contratto di fiume Marzenego, Oserino. E noi abbiamo voluto tutti assieme, bonifiche, il consorzio di bonifiche, il comune, e soprattutto noi, forum delle associazioni, 40 associazioni, tra le quali la mia, il Comitato Allagati di Favaro, Sì, sì. a festeggiare questo avvio, che non avrà una fine. E questo porterà a un miglioramento dei fiumi. Ecco, non so, spero di aver dato un attimo il succo del contratto di fiume Marzenego. Quindi chi può in internet va a vedere il contratto di fiume e capirà se nelle vicinanze c'è un fiume, se c'è la possibilità di fare questo patto, contratto. Ecco, sei stato. Quindi, ecco, questo, ritornando alla festa, è stata una festa gioiosa, è stata una festa che ha avuto quattro punti, visto che il fiume è a 45 km di estensione,
estensione, abbiamo scelto quattro punti del fiume e praticamente da Resana, dove sono le risorgive del fiume, sì, 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 passando poi per Salzano e arrivando a Mestre, va bene, abbiamo fatto quattro punti di festa dove svariate associazioni con enti hanno festeggiato questo inizio, questo avvio, questa liberazione del fiume. Ecco, Fabrizio, mi senti? Sì. Ecco, è stato molto bello. Ecco, perfetto. È stato, dicevo, molto bello questo sperimentare questa, come dire, passeggiata lungo il fiume, cioè dentro, all'interno delle barche. Anche questo, tornando a uno dei punti che si è prescelto, è stato a Mestre, va bene, dove il fiume parzialmente è stato turbato e in questi due anni si è deciso di ridare dignità a questo fiume, riscoprendolo, proprio levando via, c'erano delle strade che passavano sopra il fiume, tombato di brutto, cancellato all'occhio della gente. Adesso a Mestre è una grande novità, si inizia, già lo si è fatto vicino a Piazza Pereto, allo stombamento, cioè alla rimesumazione del fiume, riportando il fiume ancora a vederlo. Questo porterà a migliorare e ad abbassare, purtroppo, spero anche rapidamente, ecco, l'inquinamento del fiume, perché vedendo il fiume si avrà anche la possibilità di sondare quanto inquinamento c'è, e questo riporterà a poterlo anche navigare come l'abbiamo fatto noi tramite l'associazione Caiccio, dove hanno messo a disposizione 9 barche, tra cui anche una gondola, tanto per dire Mestre è Venezia, Venezia è Mestre, quel che è la sensibilità dell'acqua, e abbiamo ripercorso un tratto di fiume, che è il Mazzemolo, ma in Mestre si chiama Osedino, e abbiamo visto anche quanto comunque quella collaborazione c'è da fare, ecco, con sponde che sono fatiscenti, ma vogliamo essere partecipativi, vogliamo dare una mano ai nostri amministratori e soprattutto al consorzio di bonifica, dove sappiamo che le difficoltà economiche sono molte, ma essendoci anche i cittadini in forum, si potrà capire meglio anche gli interventi, quali prima, quali dopo. Questo aiuta noi stessi, perché noi allagati vediamo, noi allagati addirittura, quelli che hanno veramente sono penalizzati al massimo perché si ritrovano l'acqua in casa, va bene? Ha visto che questa è l'unica maniera per procedere e migliorare i 40 anni, ma io penso in tutto il paese, l'abbiamo visto, tutto il paese nel senso Italia, di devastazione, di degrado. Sì. Ecco, queste, Fabrizio, escursioni sui fiumi, in modo particolare nella giornata del 25 sul fiume Marsenico, potrebbe essere anche motivo per una vita culturale anche da parte dei cittadini del Solarese. Nel corso della corsa abbiamo visto anche quel ponte molto vecchio, il Lucio, sono andato a destra, ecco. Sì. Anche una barca, anche una gondola. Siamo stati al limite quasi dell'allagamento, dell'alluvione, ecco. Sì, infatti era molto alto. Ma più in su, verso l'asta del Mazzenego,
dopo San Camano, verso Martelago, insomma, dei rischi ci sono stati, non voglio dire. È per questo che io penso che un contratto di fiume Marzenego, ma il contratto di fiume in Italia, e noi siamo partiti veramente sposandolo questo contratto di fiume, perché è una grande opportunità per tutti. Parlo Esatto. amministratori comuni, soprattutto consorzi di bonifica e noi del forum delle associazioni, che siamo in 40 associazioni e comitati. Ecco, ricordiamo questo, come dire, compito, questo lavoro, diciamo così, molto importante del CAICIO, di questa associazione che ha messo a disposizione le barche, le loro barche, per far spostare la gente di Mestre, Venezia, insomma della terraferma, comunque coloro che normalmente si spostano in superficie, a rivalutare un nuovo tipo di spostamento, un nuovo tipo anche di mezzo di trasporto, un nuovo modo anche di vedere la città, il silenzio ad esempio che c'era all'interno del Hai fiume. toccato con mano, nel senso che abbiamo fatto il 25 aprile, è stata una festa, ma è stata un'esperienza unica. Unica perché è stata la prima volta che dopo 50-60 anni, e l'hai visto anche tu perché anche tu in bar, su una delle barche, va bene, una San Pierotta, va bene, Sì. dove le persone dei palazzi finalmente vedevano e si salutavano, veramente festosi. Signori che ci hanno detto finalmente vediamo questo fiume che ritorna a essere vivo con le persone che ci passano, ma grande opportunità anche perché hai visto che il corridoio verde comunque c'è attorno. Perché non usarlo? E anziché fare un parco, diciamo, longitudinale, vale a dire usufruire di tutte quelle sponde, di tutte quelle pertinenze di 10-15 metri per far sì che la gente faccia la passeggiata e anche si ossigeni, perché c'è ossigeno, c'è silenzio e siamo all'interno della città. Sembra impossibile che dal pelo dell'acqua, vuol dire a 2-3 metri dal livello della strada o del parco o del campi, va bene, Sì. si possa avere quel silenzio in città e quella tranquillità e tutto quel verde delle sponde e quell'acqua. Sì. Io penso che utilizzare anche il fiume all'interno della città come corridoio ecologico dove possono passarci, io dico dove si può, sia le biciclette che la passeggiata dei pedoni e anche ponendo delle panchine e a usufruire di quel silenzio, di quella dico, atmosfera che crea il fiume con il verde e con gli alberi. Certo. L'abbiamo tombato noi, l'abbiamo, non so, sepolto all'interno della città e lo scopriamo solo e anche soprattutto imbrigliato, stretto stretto tra gli argini, in modo che quando ci sono quelle precipitazioni enormi va in crisi ed ecco che allora noi abbiamo paura perché bastano 10 centimetri perché lui si riprenda con lo spazio che ha la necessità e che invada garage sottoterra, va bene, che diventano secondo me vasche di prima raccolta e creano allagati e alluvionati. Tutto questo l'abbiamo creato noi con la non cultura della natura. Ecco, poi questo discorso qua si sposa anche, che noi abbiamo dato anche diversa informazione, va a sposarsi con quello che dice un noto personaggio di Venezia, più precisamente dal Lido di Venezia, che è il capitano Ferruccio Facconi, che ricordo anche ai nostri ascoltatori, lo riavremo prossimamente nei nostri speciali di Pianeta Oggi, rapporto, il nostro settimanale. Ecco, magari ecco, proprio con l'associazione del Caicio e capitano, poter proprio fare un collegamento, quindi arrivare al contratto di fiume e quindi parlare anche ad esempio della situazione dei fondali dei fiumi della laguna, e quindi proprio il discorso ovviamente si estende a Matteoglio, quindi motivo per noi di approfondire. Allora, Fabrizio Zabeo, rappresentante del Comitato Allagati di Favaro.
Veneto. Io intanto ti ringrazio per queste spiegazioni. Se vuoi aggiungere qualcosa, altri 30 secondi te li do. Tanto ormai abbiamo sforato i tempi, ma meritava sentire queste informazioni. Sai, noi diamo più peso a come dire, all'informazione, a quello che in questo momento viene detto, che al tempo, ecco. Io volevo solo, la notizia importante, a parte la festa del 25, giustamente, ma io volevo solo ricordare, andate a vedere il contratto di fiume, se avete un fiume, ma se avete un canale, se avete anche comunque dei fossi, perché ci sono anche i contratti di fonte persino. Ecco. È un nuovo modo di darci una mano, di dare una mano anche alle amministrazioni per riappropriarci del fiume, ma parlo anche soprattutto perché dei fossi, dei canali, dove ricominciamo a mettere al centro, va bene, quello che è la vera gestione naturale di queste cose. E anche questo frenerà un attimo la cementificazione che è stata barbara, ma proprio oscena è stata. Abbiamo cementificato dove il buon senso, da fare il buon senso, non poteva, ma se abbiamo messo davanti i soldi e gli aspetti privati osceni del mero diciamo interesse di poche persone o di singoli elementi, non abbiamo fatto certo il bene comune, il bene a 360 gradi, il bene comune di tutti, che poi, concludo, è dei nostri figli e dei nostri nipoti. Ci siamo comportati male con tutti i temi, e non sto a elencare, ognuno possa pensare alla scuola, agli ospedali, al fiume, alla natura. 40 anni di comportamento, diciamo, di assenze, ecco, chiamiamo le cose. Allora, contratto di fiume e in tutta Italia, grande opportunità per ritornare, per ridare senso anche a noi stessi, per usufruire della natura. Certo. Abbiamo ancora la possibilità di salvare. Assolutamente sì, bellissime parole di Fabrizio Zabeo, da tenere praticamente in primo piano e quindi poterle mettere anche proprio nel concreto, cioè poterle, come dire, applicarle al territorio proprio per la rivalutazione anche della nostra vita alla fin fine, Fabrizio. Esatto. Grazie, io ti ringrazio moltissimo, ti auguro una buona giornata e noi adesso proseguiamo con il nostro notiziario della mattina. Grazie Fabrizio, un saluto. Grazie a tutti. Ciao Fabrizio. Benissimo, noi proseguiamo dunque questa introduzione, diciamo abbastanza ampia, abbiamo sforato i tempi, ma come ripeto meritava di dare spazio a questi argomenti che sono di carattere fondamentale, come ripeto ancora una volta, per la nostra vita. E proseguiamo con Ecomondo 2000. Dunque, in primo piano la gaffa di Berlusconi sui tedeschi, insorge il PSE, il quale chiede alla cancelleria tedesca, il quale chiede alla cancelliera tedesca Angela Merkel e al leader del PPE, tra cui il candidato alla presidenza della Commissione Unione Europea, di condannare i commenti indegni rilasciati da Berlusconi sui campi di sterminio. Un insulto a tutto il popolo tedesco per il presidente Stanishev. Il leader di Italia, tornando sul contrasto con il socialista Schulz, definito nel 2003 come un capò, ha detto: io non volevo offendere, ma apriti il cielo, perché per i tedeschi i campi di concentramento non ci sono mai stati. Questa dunque praticamente la gaffe di Silvio Berlusconi, che ricordiamo è anche presidente, anche proprietario di tutte le frequenze UHF di Mediaset, e poi l'abbiamo avuto anche come presidente del Consiglio, primo ministro, e qui viene in mente il problema del conflitto di interessi. Lasciamo stare, andiamo avanti. Palermo, abbiamo una triste notizia da darvi. Guardava un film di Spider-Man in televisione, il suo eroe preferito, e un bimbo di 3 anni ha tentato di
imitarne le gesta è morto. Probabilmente si è stretto una corda della tenda intorno al collo e ha tentato di saltare, un gesto che gli è stato fatale. È arrivato morto al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo. I genitori hanno raccontato di essersi accorti del fatto solo quando sono andati a controllare il bambino perché non rideva più. Andiamo avanti con le notizie dell'Utri. Potrebbe arrivare tra oggi e lunedì la decisione del Tribunale Palermitano del riesame sull'annullamento dell'arresto di Marcello Dell'Utri secondo l'istanza dei suoi legali. Emesso l'8 aprile per pericolo di fuga, l'arresto non è stato eseguito. L'ex senatore era infatti già fuggito in Libano nell'imminenza dell'udienza in Cassazione sulla condanna per concorso esterno mafioso. Dell'Utri è ora agli arresti ospedalieri a Beirut. Se il riesame annullerà l'arresto, potrebbe tornare libero. Veniamo a una notizia che è stata in primo piano fino a ieri sera tardi su Pianeta Oggi TV. Mi riferisco alla sentenza vergognosa della ThyssenKrupp. Le sezioni unite penali della Cassazione hanno annullato con rinvio le condanne ai manager imputati per il rogo della ThyssenKrupp, che nel dicembre del 2007, lo ricordiamo, uccise 7 operai della multinazionale tedesca dell'acciaio mentre lavoravano nello stabilimento subalpino. I giudici supremi hanno confermato la responsabilità degli imputati per omicidio colposo, ma hanno annullato una parte della sentenza di appello che riguarda una circostanza aggravante. Il riferimento, stando a fonti della difesa, dovrebbe essere alle aggravanti per le omesse misure di sicurezza. Ci sarà un nuovo processo d'appello a Torino per rideterminare le pene. I minuti successivi alla pronuncia della sentenza sono stati accompagnati dalle urla vergogna da parte di alcuni familiari delle vittime. Momenti di smarrimento e di concitazione subito dopo la lettura del dispositivo. Avete scelto di non decidere in modo che questi vigliacchi non vadano in carcere, ha gridato un apparente fuori dall'aula magna del palazzo. Antonio Boccuzzi, l'operaio superstite del rogo, ora parlamentare eletto nel PD, ha commentato così: quella della Cassazione è una sentenza che ci delude perché non mette la parola fine dopo 6 anni e mezzo di processi. Ora per i familiari non resta che attendere la nuova sentenza della Corte d'Appello, ci prepareremo, saranno contenti gli imputati che erano pronti ad andare in galera e invece hanno trovato questa sentenza. Se non fosse per l'opinione pubblica che si sarebbe rivoltata contro, li avrebbero pure assolti, ma non hanno avuto quel coraggio. Analogo commento di un'altra familiare, Sabina Laurino, moglie di una delle 7 vittime. Non avevo dubbi che sarebbe finita così. Del resto non è che la condanna degli imputati ci farà mai riavere i nostri cari, ma non è vero che la giustizia è uguale per tutti come dice la legge. Prosegue dicendo: io non ci credo, io mi affido a una sola giustizia, quella di chi sta sopra a tutti noi. Questo lo sfogo naturalmente più che giustificato da parte dei parenti delle vittime. Veniamo all'allerta meteo, fine settimana con il meteo che volge al brutto su tutto il centro Italia e allerta per le prossime ore a Roma nei giorni della canonizzazione dei 2 papi. Una nota del Campidoglio annuncia piogge, temporali e vento e fornisce i numeri utili per interventi e informazioni. Dunque, le possiamo ricordare, sono per quanto riguarda la sala operativa della Protezione Civile, il numero è 06 71 0 920 o al numero verde che è 885 48 54. Dunque, per Roma e Lazio la criticità meteo è a livello giallo, il primo di 3, come in Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Umbria e Calabria. Livello 2, arancione, Sardegna, Campania e Sicilia nord-est. Napoli. Nella giornata di ieri, una trentina di minuti, tanto è durato il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città e nel napoletano. Numerosi sono stati gli interventi dopo le ore 15, oltre un centinaio eseguiti da parte di vigili del fuoco che in alcuni casi hanno scongiurato il peggio. Sul lungomare il forte vento ha trascinato decine di tavoli sistemati dai ristoranti, dai ristoratori all'esterno dei locali, affollati di clienti. Molti si sono rifugiati
all'interno degli esercizi commerciali. Tra le operazioni effettuate anche il stragio di una donna incinta rimasta bloccata nella sua auto in via Campana a Pozzuoli. A Fuorigrotta invece decine di persone sono rimaste bloccate all'interno di un supermercato invaso dall'acqua piovana. Sisma in Slovenia. Questa mattina alle ore 6:21 si è registrata un'altra scossa di terremoto sempre in Slovenia, nello stesso epicentro di alcuni giorni fa, a Pivka, sud di Pivka per l'esattezza. Magnitudo registrato 2,5, naturalmente nessun danno. Una notizia dall'estero. Naufragio, il premier sudcoreano Yung Hong Won si è dimesso a causa del naufragio del traghetto Seoul che ha provocato almeno, lo ricordiamo, 187 morti lo scorso 16 aprile. Volevo dimettermi subito, ma la gestione della situazione è stata prioritaria e ho pensato che sarebbe stato un atto irresponsabile dare il mio aiuto prima di lasciare. Ho deciso di dimettermi ora per non essere un peso per il governo, ha così aggiunto. Ancora 115 dispersi. A bordo del traghetto vi erano 476 persone, tra le quali 352 studenti in città scolastica. Vediamo se abbiamo delle notizie dell'ultima ora, dell'ultimo minuto. Possiamo concludere qui. Vi ricordo solamente che all'interno della testata online pianetaoggitv.net abbiamo Ecomondo 2000 Flash, che verrà poi ritrasmesso anche da Sizo Web Network, che riguarda la sentenza della ThyssenKrupp. È tutto per quanto riguarda Ecomondo 2000, notiziario della domenica mattina qui da Sizo Web Network in collaborazione con Pianeta Oggi TV Online. Grazie per la vostra cortese attenzione, gentili signori e signori, buona giornata e linea alla regia centrale a Treviso per il proseguo della programmazione musicale.